Volevo ricordare l'altro convegno che c'è, che è quello del tema di quest'anno, relativo al tema di quest'anno. Noi non ci siamo uniti ai festeggiamenti ufficiali dell'Unità d'Italia, perché vogliamo essere liberi di poter dire e riflettere, di porre una riflessione che non sia una semplice festa, ma di capire che cosa è accaduto. E quindi dagli stati preunitari alla Repubblica, il presente tra meridionalismo e federalismo. Qualche giorno fa c'è stato un annuncio di secessione totalmente anticostituzionale, io poi sorrido perché mi rendo conto che quello che i nostri nonni e bisnonni hanno fatto non può essere buttato, sicuramente disgregato. Il Presidente della Repubblica, cioè, cerchiamo di non dire sciocchezze, l'ha detto molto chiaramente. Invece l'ultimo convegno, di questo abbiamo parlato, e poi sabato la mobilitazione in rete come prova di democrazia, per portare l'attenzione su quelli che sono stati i movimenti delle rivoluzioni arabe e soprattutto anche dei referendum che ci sono anche attualmente in corso. E credo di non aver dimenticato. Allora, si parlerà anche del GRIDAS. Il GRIDAS è quello che io ritengo il papà di tutti i centri sociali che hanno fatto lotta alla mafia sul territorio di Scampia, aggregando, facendo dopo scuola i ragazzini. Felice Pignataro ha dipinto tutti quei murales che vediamo e che abbellivano le nostre passeggiate da piccoli quando andavamo alle scuole, almeno per me. Allora, poi dopo volevo che Mauro ci parlasse un po' dei testi che ci sono, quindi lascio la parola a Mauro Bottini. Innanzitutto un saluto a tutti quanti presenti. E appunto quest'anno si inaugura questa sezione dedicata ai libri e alla poesia, in particolar modo la sezione dei libri si terrà nella giornata di oggi alle 17.30 e domenica, mentre invece domani sabato avremo la sezione dedicata alla poesia. Perché innanzitutto questa sezione? Beh, innanzitutto il libro è il meccanismo più efficace che abbiamo ovviamente per la divulgazione della conoscenza, ma è anche uno strumento che si è ampiamente evoluto, può diventare biblioteca, database, archivio. Oggi con internet ovviamente ha avuto un suo ampio sviluppo ed è arrivato anche il ebook, quindi è uno strumento antichissimo, efficacissimo. E in particolar modo abbiamo voluto qui, proprio per inaugurare questa sezione, una figura che è quella di Rino De Martino, che è un libraio militante e della libreria Treves in Piazza Libri Biscito, con il quale appunto inaugureremo questa sezione oggi alle 17.30. Con lui parleremo del libro, calandolo sempre nelle tematiche dell'AWOP, cioè quindi del rapporto tra il libro, il lettore e il territorio. E con lui appunto indagheremo e capiremo esattamente fino a che punto questo strumento è in grado ancora oggi di sollevare il senso dell'emergenza e di porre soluzioni. Io non vorrei magari elencare tutta quanta la partecipazione, anche per ovviamente non togliere quel pizzico di sorpresa. Voglio solamente dire che tra le due giornate di oggi e di domenica avremo la presenza di una variegata tipologia di autori. Parleremo sicuramente di speranza, parleremo di molti elementi che sono legati anche alle tematiche della UOP di quest'anno, quindi libri di denuncia, avremo anche libri fotografici. Quindi tenderemo a mettere in luce la potenzialità di questo strumento e attraverso ovviamente le diverse edizioni e le intenzioni e le opportunità offerte dagli autori. Domani io ci tengo appunto a sollevare l'attenzione sulla presenza dell'area della poesia, che è una parte integrante della nostra cultura che va a cui noi vogliamo dedicare proprio uno spazio significativo, con la presenza di autori che nel territorio scrivono appunto per la poesia, e quindi è un invito a essere presenti per ascoltarli e applaudirli. Grazie. Sì, volevo solamente ringraziare il progetto Napoli Nord, nella persona di Peppe Trinchillo e di Domenico Ciccarelli, che con noi hanno fatto un po' i salti per darci una mano. Il palco è montato grazie al progetto Napoli Nord e anche tutta la parte dei manifesti, quindi li ringraziamo realmente e vorrei che un applauso se lo volete.
territorio che si rendono possibile un cambiamento. Io ho scritto un editoriale sul giornale Good News, la rivoluzione, alla fine siamo noi, voglio dire, quindi l'importante è riuscire a credere in dei valori veri e portarli avanti. E ci tenevo a dire, presenta questa sera Sara Hamze, che è una nostra associata ed è una piccola attrice, piccola adesso più o meno, però insomma quando era più piccina ha recitato nel film Private di Costanza, candidata all'Oscar, e quindi ha origini palestinesi, e quindi chi più di lei può essere su quel palco a dire, a presentare gli artisti che parlano di pace e di vita. Chiara Pepino e Monica D'Ambrosio, invece Alessandra Romano e Andrea Cimino, che giornalisti che ringraziamo e che presenteranno la seconda serata, e poi Alessandra Romano, Andrea Cimino e Barbato De Stefano che presenteranno la terza serata. L'anno scorso qui è andato un esperimento. Barbato De Stefano disse ai ragazzi del World of Peace: vogliamo fare il Lindo del Napoli. L'Inno esiste, ha milioni di contatti su YouTube ed è uscito in tutti i media nazionali, quindi ci auguriamo che porti fortuna allo sport e non ad una sola squadra. Volevo infine anche ringraziare l'assessore Palumbo che ha permesso di trasformare una piccola, l'ex assessore Palumbo, che ha permesso di trasformare una piccola manifestazione, qual era la prima edizione di World of Peace, con 362 artisti aderenti, in quello che è diventato il festival oggi. Quindi il mio applauso personale e un ringraziamento ad Enzo che è qui e che estimo perché è riuscito a trasformare una serie di associazioni divise e scomposte nel territorio in qualcosa di aggregato e forte che resisterà nel tempo. Grazie. Non vorrei mancare un ringraziamento particolare anche all'assessore Molino che vedo che arriva per le comunicazioni SMS del servizio ripristinare. Questo servizio per noi è importante perché da cittadino sapere cosa succede nel proprio comune io credo che sia di vitale importanza al di là della stampa e dei mezzi, proprio dalle istituzioni. Quindi, siamo da oggi. Benissimo, grazie. Grazie a tutti.